Ciao e bentornato sul mio canale Avantgarage Rec Studio. Oggi ti voglio parlare di una funzione di Studio One che a volte può essere nascosta o può sembrare nascosta. Si chiama Tap Tempo. Il Tap Tempo è quella funzione che ci permette, cliccando sul mouse o su un tasto, di capire a che velocità, a che BPM possiamo impostare la nostra registrazione, a che velocità è il nostro brano e a che velocità dobbiamo impostare il nostro progetto. Ok, ve lo spiego subito dopo la sigla. Eccoci dentro il nostro software Studio One. La funzione Tap Tempo non ha un tasto all'interno di questa DAW, ma si trova semplicemente sotto il numero dei BPM indicati nella barra di trasporto. Vedete, qua c'è 84 BPM, solitamente 120 di default. Mettiamo il caso che io voglia trovare un tempo simile a questo. Non faccio nient'altro che col click del mouse andare a schiacciare sopra tempo. Vedete che è uscito fuori una finestrella che ci dice tap tempo e vado a cliccare. Vedete che in automatico la griglia del tempo si è adattata con le misure a un tempo di 107 BPM. Ora vado ad abilitare il metronomo. Lo abilito anche sul canale e alzo il volume. Sentiamo un po'. È proprio il tempo che cercavo. Ora, utilizzare il mouse per individuare il tempo, per il tap tempo, capisco che può essere un po' scomodo e anche un po' inefficace delle volte, perché è difficile cliccare sempre precisamente sul tempo che abbiamo in testa. Quindi è molto più comodo avere un pulsante. Per impostare un pulsante, seguimi subito che te lo spiego. Allora, praticamente ci rechiamo su scorciatoie da tastiera, dentro il menu Studio One, scorciatoie da tastiera, andiamo a scrivere tap tempo. Ecco qua la nostra funzione di trasporto tap tempo. Inseriamo un tasto che ci può essere utile per il nostro tap tempo, quindi io direi lo 0 per dire del tasto numerico o il punto del tasto numerico. Io ho messo lo 0 e mi dice è stato già segnato a stop, non mi interessa perché utilizzo la barra spaziatrice, quindi faccio assegna. Ora faccio applica e ok. Vediamo subito se funziona. Allora, troviamo un tempo del tipo... Abilito il metronomo e vado a schiacciare sullo 0 che ho appena segnato. Ecco che finalmente ho trovato il tempo che vi ho indicato prima. Siamo sui 51 BPM. Un po' lento, eh? Bene, questo tutorial brevissimo è finito, però spero di avervi sbloccato una funzione che non conoscevate all'interno del nostro amato software Studio One. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di supportarmi attraverso like o commenti. Grazie, ciao!